Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, con la luce molto fredda perché è quasi sera, però non avevo voglia di accendere le luci artificiali come sempre, sono qui per fare un video a tema libresco. Come sempre, piccolo disclaimer, non sono una scrittrice o comunque una super acculturata per quanto riguarda la letteratura, i libri, eccetera, non sono un'esperta, ma non penso che per fare video a tema libri ci sia bisogno di una competenza particolare. Quest'oggi voglio inaugurare una rubrica che vorrei portare avanti per un po' sul canale, cioè vorrei fare più video relativi a questa tipologia, ovvero il wrap-up. Praticamente si tratta di mostrare nel video le ultime letture, quindi i libri che abbiamo letto in un mese o comunque in un periodo. Quindi vi parlo degli ultimi tre libri che ho letto per intero, eccetera. Sono tre libri completamente diversi l'uno dall'altro e secondo me potrebbe essere carino, quindi se anche a voi piace quest'idea, se vi farebbe piacere vedere altri video di questa rubrica appunto che voglio cominciare, mettetemi magari un like, lasciatemi un commentino comunque con le vostre opinioni. Il primo libro di cui vi parlo, ve ne devo parlare veramente da tantissimo tempo, mi devo scusare tantissimissimo con Ella, perché vi devo parlare appunto del libro di Ella Guy. È una scrittrice con cui ho avuto il piacere di collaborare già altre volte e ci sentiamo spesso, insomma, poi lei quando pubblica i libri mi manda il libro appunto gratuitamente per poterlo leggere, potervene parlare, ed è una grandissima opportunità. Oltre a essere una brava scrittrice, anche regista, eccetera, è anche una grande donna, veramente una donna simpatica, una ragazza in realtà perché è giovane, e molto, molto simpatica. Insomma, si vede che ha tanta voglia di fare, molto creativa. E ci ho parlato al telefono anche qualche volta, spero prima o poi di poterla incontrare. E si chiama Voglio amare te. Ed è il seguito, nonché l'ultimo libro, insomma, la fine del libro Odiare, amare e baciare, che io ho letto già un bel po' di tempo fa quando uscì, e vi lascio nelle schede il link del video recensione che ho fatto di quel video lì, di quel libro lì, e quindi questo qui è il seguito. Quindi farò sicuramente qualche spoiler adesso nel raccontarvi qualcosina, quindi se siete incuriosite di leggere l'altro libro, non guardate questo momento perché altrimenti vi spoilerò qualcosa. E mi è piaciuto molto, secondo me è cioè, ha dato un epilogo molto interessante alla storia di Anna e di Andrea. Abbiamo lasciato appunto Anna e Andrea completamente nel pallone perché Anna ha avuto l'incidente, però veniamo a conoscenza in questo libro che Andrea non sa di questo incidente e quindi nel frattempo ha deciso di mettersi con la migliore amica di Anna, che è la cosa più stupida che un essere umano possa fare. Quindi Anna adesso è fidanzata con un certo Gabriele e Andrea appunto fidanzato, insomma lui non è uno da fidanzamento, però comunque ha un inciucio con la migliore amica di Anna, però nessuno dei due sa dell'incidente, o forse soltanto la migliore amica, e comunque Andrea non sa dell'incidente. Non è uno spoiler perché ve lo dicono praticamente subito che lui non lo sa, e quindi subito rosicate, perché cioè io subito ho rosicato, che ho detto no, ma ti pare, cioè, che lei è quasi morta e lui non sa niente. Cos'è successo? Praticamente questo incidente le ha completamente rimosso gli ultimi 2 anni di ricordi, quindi lei non si ricorda chi sia Andrea, non si ricorda assolutamente niente di quello che è successo appunto negli ultimi 2 anni. E niente, seguiamo Anna appunto che è fidanzata con questo Gabriele, lavora presso, cioè nell'azienda del papà, fa uno stage nell'azienda del papà, e quindi a un certo punto, per un motivo appunto di lavoro, rincontra Andrea, che chiaramente la riconosce ma lei non sa chi lui chi sia, e seguiamo tutta quanta la vicenda tormentata di tutte queste cose, perché poi Anna dovrebbe trasferirsi a New York con il fidanzato, però ovviamente appena incontra Andrea, ma anche prima in realtà, aveva qualche dubbio perché non sa se vuole andare, non sa cosa fare, non sa. Devo dire che è molto bello perché c'è comunque quella punta di un po', cioè quella punta di romantico che chiaramente ci sta sempre, perché tra l'altro Ella pure mi ha detto, spesso abbiamo parlato, che anche lei è una grande amante dei romanzi rosa e comunque delle cose abbastanza romantiche come me. Però c'è anche quella punta invece un po' più di, direi, thriller, o comunque quelle parti un pochino più crude. C'è sempre, cioè, i personaggi hanno comunque un bellissimo spessore psicologico, secondo me. La cosa molto interessante di questi libri è che non sono della famiglia di After, eccetera, eccetera, che sono delle cose un po' banali, i personaggi sono piatti, non hanno carattere, non hanno niente, ma sono dei personaggi che hanno effettivamente
delle caratteristiche che però vengono sviluppate, quindi non viene buttato lì l'esempio, ecco, che ne so, delle violenze subite oppure della famiglia mancante o qualcosa del genere, soltanto per rendere figo il personaggio, ma vengono effettivamente sviluppate in un modo molto interessante, secondo me. Una lettura piacevole ed è molto, come si dice, molto rilassante, insomma, quindi brava Ella, mi è piaciuto molto, sono molto contenta. L'altro libro che ho letto è L'arte di essere fragili di Alessandro D'Avenia, sottotitolo Come leopardi può salvarti la vita. Chi mi segue da un po', sa che io sono fissata con leopardi, io sono innamorata di leopardi, e ho tantissimi libri con i suoi canti, le operette morali, opere illustrate, mi sono vista un documentario sulla casa di Recanati, insomma io sono completamente ossessionata da Leopardi e mi piace moltissimo, mi affascina il suo pensiero, il suo pessimismo, la sua filosofia, come la pensa sulla politica dell'epoca, sulla religione, sul mondo, su se stesso, come ha affrontato le cose. Ho visto Il Giovane Favoloso, il film con Elio Germano, che ho adorato. Secondo me è un'interpretazione veramente sublime del personaggio di Leopardi, che comunque non va né reso come un pessimista né come una persona, diciamo, felice, perché non era una persona felice, una persona estremamente tormentata. Però quello che D'Avenia ha sottolineato in maniera veramente sublime, cioè in maniera straordinaria, è che il pessimismo di Leopardi non è un pessimismo negativo, ma è una prospettiva di vita molto personale di Leopardi, del suo modo di vedere le cose, ed è quasi una sorta di grido di aiuto nei confronti del padre, della famiglia in generale, ma soprattutto del padre. Lui era una persona estremamente tormentata, estremamente fragile, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico, e quindi quello che lui cerca in realtà di dare non è un'immagine negativa della vita, ma è una ricerca di un qualcosa che lui non riesce a trovare nella vita, nella sua società contemporanea. È molto attuale il pensiero di Leopardi. Lui non riesce a ritrovarsi nella società in cui si trova e si sente alienato all'interno del mondo in cui vive. Il mondo che è sia il mondo inteso globalmente, quindi il mondo proprio, il mondo, l'universo, sia il mondo di Recanati, quindi la sua casa, perché si sente un estraneo, si sente di deludere quasi il padre. Una cosa che ho adorato letteralmente è l'inserimento all'interno di questo libro da parte di D'Avenia di una traduzione, diciamo, un riadattamento dello stesso autore di una lettera che Leopardi scrisse al padre quando decise di andarsene da Recanati. Ed è bellissimo perché ritrovate veramente moltissimo di una lettera che potrebbe scrivere un adolescente di adesso scappando di casa lasciando una lettera ai suoi genitori. È un adolescente tormentato, un ragazzo tormentato che non riesce a ritrovarsi, ha bisogno di evadere dal mondo in cui si trova perché si sente tarpare le ali, però chiede scusa ai genitori per non essere riuscito ad essere quello che loro volevano che lui fosse. Mette i brividi, veramente. Comunque, cos'è questo libro? Dopo aver fatto questo excursus, scusate, però io quando parlo di Leopardi potrei andare avanti per sempre. Per me è importantissimo, cioè un libro che io mi terrò per sempre nel cuore, perché mi ha fatto capire effettivamente che la mia strada è quella di fare l'insegnante. Io mi sono iscritta all'università con l'intenzione di fare l'insegnante, ho voluto cambiare idea perché avevo paura di non riuscire, avevo paura di comunque mettermi di fronte a degli ostacoli insormontabili, però poi ho pensato, Marghe, ma tu non fai altro che dire quanto adori il fatto che tu abbia scelto la tua facoltà, fregandone delle opinioni degli altri che ti dicevano che non avresti mai lavorato, perché ti devi precludere un percorso che senti così tuo? Perché io sento veramente mio questo percorso, io mi sento quasi nata per fare l'insegnante. So che è assurdo ed è stupido da dire, però è così. E questo libro, cioè come D'Avenia scrive, mi ha fatto venire in mente di nuovo quanto io voglia effettivamente diventare un'insegnante. È strutturato appunto come un romanzo epistolare, quindi come un insieme di lettere scritte da D'Avenia a Leopardi stesso, in cui gli racconta non soltanto la società attuale,
attuale, quello che Leopardi si sta tra virgolette perdendo in questo momento, ma anche il rapporto che lo stesso Davenia ha con i suoi alunni. Ed è, ragazzi, un qualcosa di veramente commovente, come lui racconti il suo rapporto con gli studenti. Lui è veramente innamorato del lavoro che fa, è impressionante. Lui ama il suo lavoro, ama i suoi studenti, anche perché chiaramente gli studenti hanno la grandissima fortuna di avere davanti uno scrittore comunque di romanzi best seller, perché è famosissimo Davenia per i romanzi che ha scritto, e quindi spesso e volentieri questi ragazzi gli scrivono delle lettere in cui gli danno addirittura del tu e gli chiedono dei consigli su come fare ad affrontare la vita. Alcuni ragazzi vogliono addirittura togliersi la vita e quindi chiedono un appiglio, cioè cercano di trovare un appiglio in Davenia, e lui riesce, attraverso la poesia della letteratura, in questo caso appunto attraverso la poesia di Giacomo Leopardi, a dare qualche speranza a questi ragazzi, ma soprattutto a fargli capire quanto sia importante cogliere queste debolezze, queste fragilità, e trasformarle nella nostra forza. Cioè non cercare di eliminare queste fragilità o di sormontarle lasciandole perdere, perché non sono degli ostacoli nella nostra vita, ma fanno parte della nostra natura intrinseca, queste fragilità e queste grandissime insicurezze. Bisogna cogliere il fanciullino che c'è dentro di noi e far sì che tutto questo diventi la nostra forza. Vi giuro che è un libro meraviglioso, ragazzi, dovete leggerlo per apprezzare al pieno quello che vi sto dicendo, a pieno, non al pieno. E dovete leggerlo perché secondo me è meraviglioso, è un libro estremamente filosofico, estremamente introspettivo, che non può non colpirvi. Non è un romanzo, quindi se vi aspettate un romanzo, una storia con dei personaggi che hanno un inizio e una fine, non è il libro per voi, ma se amate libri di questo tipo, molto introspettivi e che lasciano un bel messaggio, leggetevelo, io ho pianto. Ultimo libro di cui vi parlo e che ho amato veramente moltissimo è Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Haddon. Io me lo sono letteralmente divorato. È un libro abbastanza piccolo, sono 250 pagine su per giù, e l'ho veramente adorato. Anche questo è un libro che ti lascia veramente un messaggio molto profondo. A me piacciono tantissimo questi libri che non soltanto raccontano una storia interessante e sono quindi piacevoli da leggere, ma ti lasciano qualcosa che tu puoi coltivare per te stesso, quindi ti lasciano un messaggio di vita che può essere effettivamente utile da applicare anche nel quotidiano, comunque che può aiutarti, no, come persona a formarti, ad aggiungere quelle piccole sfaccettature alla tua personalità. Adoro questi libri, e questo libro è così proprio perché è narrato in prima persona dal bambino protagonista, che si chiama Christopher, che è un bambino affetto dalla sindrome di Asperger, che è una forma di autismo, quindi ha delle abitudini molto particolari, un modo di fare molto particolare, e la cosa appunto bellissima è che il libro è narrato in prima persona proprio da Christopher, che ha 15 anni e soffre appunto di questa sindrome, quindi ha tutta una serie di stranezze che chiaramente per lui sono normalità, e pretende che le persone che gli stanno intorno conoscano queste sue stranezze e riescano ad abbracciarle, quindi a non ostacolarlo, a non soffocarlo. Quindi per esempio non vuole essere abbracciato, non vuole che i cibi si tocchino fra di loro, ha un'estrema intelligenza in matematica, come moltissimi bambini autistici hanno, dimostrano di avere questa intelligenza logica matematica assurda, tipo che lui per calmarsi si fa le equazioni nel cervello, è bellissima questa cosa. E una chicca molto interessante poi è che i capitoli sono numerati secondo i numeri primi e non in ordine dei numeri, diciamo, cardinali, quindi è molto carina questa cosa. Detesta il giallo, il marrone, odia quando vengono spostate le cose, per esempio i mobili della casa oppure i cartelli stradali se vengono spostati, perché lui adora l'ordine, quindi si vuole fissare, vuole vedere che un ambiente rimane sempre come lui lo ricorda, così non si perde, non si smarrisce. E è veramente bellissimo, ragazzi, questo libro è fantastico. Allora, la storia non ve la voglio raccontare più di tanto perché secondo me dovete leggerlo per capirla effettivamente, però vi dico giusto due parole tanto per incuriosirvi. E Christopher, appunto, è un bambino di 15 anni che un giorno trova il cane della vicina, e trova appunto il cane morto, assassinato, e quindi decide di scrivere un libro raccontando quello che è successo. Quindi vuole intanto indagare, scoprire l'omicida, e vuole scrivere un libro su questo omicidio, è per questo che si chiama così il libro. E lui nei capitoli proprio dice che sta scrivendo un libro, dice che cosa gli suggerisce la sua insegnante di scrivere o meno nei libri, e ci sono dei momenti troppo belli, tipo la mia insegnante ha detto che bisogna aggiungere delle descrizioni nei libri, quindi adesso vi descriverò questo cartello pubblicitario.
manda giù questa descrizione, oppure parla moltissimo dei libri di Sherlock Holmes, perché chiaramente facendo queste indagini si sente molto vicino a Sherlock Holmes e quindi parla dei libri di Doyle, insomma, è bellissimo. E non soltanto arriva alla conclusione di questo libro, quindi scopre effettivamente che ha ucciso questo cane, cosa è successo, ma scopre tantissime cose in relazione alla sua famiglia. Non vi dico nient'altro perché non voglio fare spoiler, però secondo me è bellissimo. Sviluppa dei temi veramente toccanti, perché comunque seguire un bambino autistico nella narrazione di un libro in prima persona è veramente tosta, perché comunque vi rendete conto di tutta una serie di comportamenti che le persone assumono nei suoi confronti. Ovviamente, non sapendo della sua sindrome, non essendo consapevoli delle sue abitudini, di quello che non gli piace fare, non gli piace che gli si dica, lo guardano come se fosse un po' strambo. Magari sta lì che a un certo punto si mette ad urlare, nessuno lo capisce, oppure cercano di toccarlo, lui non vuole essere toccato, oppure lui vuole che gli si dicano le frasi in modo molto chiaro, molto logico, perché non riesce a distinguere lo stato d'animo delle persone che gli stanno davanti se non lo esplicitano. Insomma, è un bambino molto fragile, ovviamente, però allo stesso tempo è di un'estrema intelligenza ed è veramente fantastico. Tra l'altro, recentemente ho visto il film The Accountant con Ben Affleck, che ha come protagonista un autistico. Lui ormai è un uomo, però da bambino si vedono dei flashback di lui che appunto è autistico e ha più o meno le stesse fissazioni di Christopher, e quindi mi sono molto ritrovata. È un libro veramente molto bello, ragazzi, io ve lo consiglio veramente tantissimo. So che molti di voi l'hanno già letto, l'hanno letto da piccola, infatti io vorrei farlo leggere a Giulia, che ha 12 anni, quasi 13, perché secondo me è veramente bellissimo. Tra l'altro, si riesce a raggiungere una sensibilità veramente importante per quanto riguarda i bambini affetti da queste sindromi, perché non vanno assolutamente sottovalutati, perché non vogliono essere trattati come delle persone strane, vogliono essere trattati esattamente come tutti gli altri, vogliono semplicemente che vengano riconosciute le loro abilità, le loro particolarità, non vogliono che li si tratti come delle persone speciali. Loro non si sentono speciali, si sentono normali. Va bene, mi sono lasciata andare un pochino a delle spiegazioni un pochino più filosofiche, però mi toccano tanto questi argomenti. Questi due libri sono allo stesso modo, secondo me, forti ma ricchi di significato, e ve li consiglio veramente moltissimo. In particolare questo qui, se state crescendo, se state ancora adolescenti, vi darà una mano incredibile, fidatevi. Detto questo, io spero che questo video possa esservi stato utile, mando un bacione ancora grandissimo ad Ella, spero che adesso sia tutto ok e che tu mi voglia ancora bene per il ritardo della recensione del tuo romanzo. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e se vi piacerebbe vedere qualche altro video appunto relativo a questo argomento. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!